questo era un servizio che avevamo realizzato proprio domenica per il nostro telegiornale nel giorno della festa della mamma, e collegato con noi c'è proprio il professor Andrea Ciavattini, professore ordinario di ginecologia ostetricia della Facoltà di Medicina dell'Università Politecnica delle Marche, e abbiamo sentito direttore della clinica ostetrica e ginecologica dell'ospedale Salesi di Ancona. Buonasera professore, ben trovato. Buonasera a voi, buonasera. Noi abbiamo cercato di sintetizzare e raccontare quanto accaduto, però ci farebbe piacere, professore, che fosse lei in qualche modo a raccontarci del perché si è reso necessario questo cesareo d'urgenza su questa madre che insomma, aveva contratto il Covid e sembrava essere magari inizialmente in buone condizioni, poi alla fine si è dovuti ricorrere a questo parto d'urgenza. Ma sì, molto volentieri. Effettivamente così è accaduto, cioè voglio dire, di fronte a una situazione che inizialmente sembrava, mentre la donna era ricoverata ad Ascoli, tutto sommato abbastanza respiratorio, poi c'è stato questo rapido aggravamento, come di solito effettivamente spesso comunque può accadere, soprattutto nelle gestanti. Infatti questo proseguire, insomma, della gravidanza spesso si associa a un peggioramento clinico. Per di più la donna in realtà era anch'essa una donna, seppur giovane, con delle comorbidità importanti, anche lei una donna obesa, molto obesa, e quindi questo sicuramente ha condizionato un peggioramento di quello che poteva essere l'adattamento alla la reazione all'infezione da Covid. Di fatto si è dovuto intervenire rapidissimamente proprio perché le condizioni respiratorie della signora andavano peggiorando, e nel giro di poco tempo si è un'azione collegiale che ha visto la partecipazione nostra dei rianimatori e dei neonatologi di prendere una rapida decisione per espletare il parto, anche in funzione del fatto che eravamo arrivati ad un'epoca sufficientemente adatta per consentire appunto la nascita della donna, della bambina. Dottore, ad oggi qual è la situazione? La mamma è ancora ricoverata in terapia intensiva, la piccola è stata dimessa perché credo servano 3 tamponi, se non erro, prima di poter in qualche modo accertare la non contagiosità della bambina. Ma per quel che riguarda la donna ancora è ricoverata in terapia intensiva. In realtà c'è stato un progressivo miglioramento. La donna aveva dovuto tenere subito dopo il parto anche una posizione pronata, quindi una condizione assolutamente difficile per una donna che ha appena espletato un intervento di parto cesareo. Lei è ancora in rianimazione, ancora intubata, tuttavia ora sta in una posizione supina, non ha più bisogno della pronazione, sta comunque in fase di miglioramento, però ancora direi che non è uscita da una fase di criticità. Molto invece traumatizzanti sono le condizioni della bambina, che è stata appunto dimessa, ma era nata già molto bene, ha dimostrato sempre una negatività, e adesso è stata trasferita ad Ascoli proprio perché non aveva più necessità di un'assistenza intensiva neonatale. Quindi da questo punto di vista per noi è stato un grande successo, perché al di là della grave e severa situazione della donna, in realtà la bambina ha avuto sempre uno status assolutamente ottimale. Questo è stato comprovato dalla qualità che la bambina aveva alla nascita. Quindi se da un lato abbiamo la bambina dimessa, dall'altro ancora la donna è in una situazione di criticità, seppur in progressivo miglioramento. Ecco dottore, un intervento di questo tipo su una donna affetta da Covid comporta tutta una serie di complicazioni per l'equipe che si trova ad operarla, serve una particolare sala operatoria e soprattutto l'intervento viene compiuto con i medici che davvero hanno indosso tantissime protezioni, quindi diventa complicato, ancor più complicato immagino per voi. Ma devo dire che sì, in questo senso l'ospedale Salesi appunto si è attrezzato individuando un percorso del tutto separato tra le pazienti Covid positive e le Covid negative. Questo riguarda sia la sala parto che la sala operatoria.
Indubbiamente i dispositivi che vengono utilizzati in sala operatoria sono quelli che si utilizzano in rianimazione nel momento in cui si assiste un paziente Covid. Questo rende leggermente più difficile e difficoltoso l'approccio chirurgico al paziente, ma anche l'assistenza al travaglio spontaneo, perché è evidente travaglio che avviene poi con un parto vaginale, perché anche questo viene in qualche modo gestito e assistito con i dispositivi specifici. Di fatto, devo dire, noi eseguiamo anche degli addestramenti continui proprio per mantenere il nostro personale sempre adeguato ad affrontare questo tipo di situazioni ed essere aperti nel realizzare poi la preparazione, perché qui la tempestività in ostetricia è fondamentale, l'essere pronti ad affrontare una situazione. Per cui è vero, sì, c'è una certa difficoltà, ma devo dire che in questo senso l'organizzazione è stata assolutamente messa a punto proprio per essere efficace. Ecco, dottore, le chiedo del Salisi, che è Tutto da sempre un po' un'eccellenza a risulta efficace. livello nazionale, ma com'è cambiata l'operatività di questa struttura durante il Covid e soprattutto verso cosa sperate di andare adesso che sta per arrivare l'estate? Ma in linea di massima devo dire che il Salisi ha gestito abbastanza bene quella che è stata l'emergenza pandemica sia nella prima fase che nella seconda fase, perché fortunatamente l'ambito pediatrico non ha necessitato di una grande copertura ospedaliera, nel senso che il bambino gestito prevalentemente al di fuori dell'entourage ospedaliero. Per quel che riguarda l'aspetto ostetrico e quindi della donna, devo dire che anche qui i casi sono stati abbastanza, ma noi ci siamo occupati soprattutto dei più gravi e la entità diciamo che è stata non estrema, anche se intiva. Il Salise è stato un vero e proprio cantiere in questo anno e mezzo, un cantiere continuo, sempre aperto, volto proprio a realizzare delle strutture, una struttura che fosse in grado di rispondere a queste esigenze. Oggi forse sì, stiamo tornando a una normalità che abbiamo cercato però di mantenere abbastanza, nel senso che devo dire che la nostra attività assistenziale si è mantenuta durante tutto il periodo della pandemia con dei buoni livelli di prestazione. Per le donne in gravidanza in realtà è stata garantita per tutta la fase pandemica gli accessi in ospedale con lo stesso ritmo che si aveva in epoca pre-pandemia. L'ambito ginecologico chirurgico ha subito un qualche rallentamento, limitandoci a quelle che erano le urgenze prevalentemente oncologiche o tutte quelle urgenze non differibili. Ad oggi devo dire che si è aperta la chirurgia ginecologica a tutta anche la patologia benigna, seppur privilegiando e dovendo affrontare ad ora soltanto quelle con una maggiore rilevanza dal punto di vista clinico. Però direi che sicuramente stiamo gradualmente tornando a una condizione di normalità. Probabilmente quello che meno si riesce a dare è quella possibilità di un accompagnamento che sia costante durante tutte le visite, gli accessi ospedalieri, limitandoli magari all'ambito del travaglio piuttosto che del parto e dell'immediato postparto. Professore, noi la ringraziamo per essere stato con noi, per averci raccontato un po' una storia che alla fine ci sembra di capire che sia a lieto fine, perché la bambina è stata dimessa, la madre sta meglio, speriamo insomma che possa evolversi nel migliore dei modi tutta la vicenda e vi facciamo i complimenti per questo e tanti altri interventi che quotidianamente insomma portate avanti. Grazie al professor Ciavattini e alla sua equip e speriamo insomma di risentirci per belle storie, professore. Assolutamente, assolutamente. Grazie, Grazie. grazie a voi, ringrazio tutto il mio gruppo perché sta lavorando veramente molto bene. Eh Grazie. sì, una squadra vincente. Salutiamo il professor Assolutamente. Ciavattini, buona serata, buon Buona proseguimento. serata a voi.